Ciò che è inferno non è, di Alessandro d'Avenia. L'autore ci accompagna nell'estate del 1993 nel cuore di Brancaccio, quartiere palermitano allora controllato dai fratelli Graviano, legati a Cosa Nostra. Il protagonista è Federico, un 17enne sognatore, amante della poesia petrarchesca, ma non solo, e delle lingue morte, nato nella Palermo fortunata e ricca, studente modello del liceo classico Vittorio Emanuele II. Finita la scuola, accetta, solo per educazione e non per sincera intenzione, l'invito del suo professore di religione, padre Pino Puglisi 3P ad andarlo ad aiutare a Brancaccio. A Federico basta trascorrere solo qualche ora con Don Pino per comprendere che la sua vita è un'esistenza vuota e mascherata di perbenismo, nella quale si sente soffocare dalla superficialità che alberga negli animi borghesi dei suoi coetanei. Così preferisce un'esperienza più complessa, difficile e vera perché le aggressioni verbali e fisiche che si è procurato fanno davvero male. Ad una più scontata ed omologante, quale il suo programmato viaggio in Inghilterra. La narrazione. Con un linguaggio diretto, schietto e senza mezzi termini, che si arricchisce anche di dialettalismi siciliani nelle sequenze dialogiche e in quelle descrittive a tema storico-sociale, accompagna il lettore talora in modo anche brusco al disvelamento dei perfidi giochi di potere e di prepotenza che la mafia applica con la gente comune che subisce silenziosa e impaurita. Prostituzione, ricatto, pizzo. Violenza sessuale, orfananza. Talora le vicende narrate sono anticipate e prevedibili, tanto che il lettore può avvertire un reale coinvolgimento e sentirsi in preda alla fuga o ad un dribbling improvvisato. Pampino, nei suoi tre anni a brancaccio, cerca di evitare che l'amore evapori dai cuori dei poveri diavoli che vivono lì, insegnandoci a distinguere tra chi è semplicemente maleducato e chi è educato male. Don Pino, infatti, riempie i giorni di opere e le opere di giorni, dimostrando che se si sottrae l'amore si ottiene l'inferno, ma che se si aggiunge l'amore si ottiene ciò che inferno non è. Brancaccio, il 25 luglio 1993, giorno del primo anniversario della morte di Paolo Borsellino, fa festa e si riempie di gente che chiede un'area verde per i bambini, un distretto socio-sanitario e una scuola media. I giornalisti amplificano le richieste che si diffondono attraverso il, il giorno stesso: Don Pino diventa un bersaglio della mafia. La Chiesa era rimasta neutrale nei confronti di Cosa Nostra, perciò mai prima di allora era stato ucciso un prete. Il gruppo dei giovani parrocchiani di Don Pino prepara un'opera teatrale a sorpresa per lui nella sera del suo 56esimo compleanno, 15 settembre 1993. Purtroppo non vi assiste. Salvatore Grigoli e Gaspare Spatuzza eseguono l'ordine di Giuseppe Graviano, in arte madre natura, e con un colpo alla nuca partito da una beretta semiautomatica, 765 uccidono Don Pino, inscenando una rapina. Padre Puglisi, a terra in una pozza di sangue, accennando un sorriso, sussurra, me l'aspettavo. Quel sorriso è intriso di un potente significato il castigo peggiore che possa capitare a un assassino. Se fino a quel punto negli occhi del lettore le lacrime premevano alle barriere delle dighe palpebrali, a quel punto esondano e rompono ogni sbarramento. Il romanzo è diviso in due parti, una intitolata Tutto Porto, che racconta la vita nel quartiere di Brancaccio, i rapporti interpersonali che è riuscito a costruire Don Pino e il claudicante inserimento di Federico in quell'ambiente. L'altra, intitolata Spasimo, riferisce l'ambientamento di Federico e gli evidenti segni che la mafia ha sugli individui del quartiere, protagonista compreso. Ne consiglio una lettura in tempi ristretti, per apprezzare al meglio le vicende dei numerosi personaggi che si intrecciano e si rincorrono. Come altri libri di Davenia, anche questo è positivamente moralistico e didascalico. Questo geniale connubio, da me molto apprezzato, che caratterizza lo stile dell'autore, è estremamente coinvolgente e appassionante, soprattutto per gli adolescenti o per persone con una spiccata sensibilità. L'anima del lettore ne esce profondamente rinnovata e rasserenata, oltre che informata di tematiche storico-sociali, con acribia e testimonianze dirette.